Buongiorno, 23 marzo, Santo Ripio Mogrovego, 1538-1606. Fu chiamato all'episcopato da laico, mentre era giurista all'Università di Salamanca e alla corte di Filippo II di Spagna. Su richiesta di questi, Gregorio XIII nel 1580 lo inviò a Lima, in Perù. Aveva 42 anni. Giunto alla sede l'anno dopo, iniziò subito un'intensa attività missionaria. Nei suoi 25 anni di episcopato, organizzò la Chiesa peruviana in 8 diocesi e indisse 10 sinodi diocesani e 3 provinciali. Nel 1591 a Lima sorgeva per sua volontà il primo seminario del continente americano. Incentivò la cura parrocchiale anche da parte dei religiosi, fu molto severo con i sacerdoti proni ai conquistadores. Fu infatti estremo difensore degli indios. Morì tra di loro in una sperduta cappellina al nord del paese, è santo dal 1726. Il Vangelo di San Matteo, capitolo 5, versetti 17-19. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota, un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Tutto passa. Insomma, l'amore di Dio non passa mai. Ma nel Vangelo di San Matteo è sottolineato con forza e anche con una certa determinazione che la parola di Dio non passa mai. Tant'è vero che Gesù, da buono e perfetto ebreo, dice che neppure una iota, cioè la lettera più piccola dell'alfabeto, potrà cambiare finché tutto non sia compiuto. Cioè, nella Sacra Scrittura le parole non devono cambiare, ma dobbiamo convincerci di una cosa. La Sacra Scrittura è come un corpo umano pieno di vita. Come tutto il corpo umano, rimanendo sempre lo stesso, man mano nella comprensione non è che cambia, ma cresce, si perfeziona, si capisce meglio, si rende consapevole di più. Detto questo, dovete immaginare che le parole, sono lo scheletro di questo corpo. Se le parole rimangono scheletro, è morto, non dice niente. Se invece questo scheletro viene riempito di carne, allora è la parola. Non sono le parole, ma la parola. Perché sotto le parole c'è la parola, o sopra le parole c'è la parola, cioè la carne, la parola di Dio fatta carne. E con tutti i requisiti ritrovati del
delle ricerche moderne, sia storiche, sia filosofiche, sia filologiche, approdano a una sola conclusione, che bisogna fuggire dal fondamentalismo, che significa, sapendo una parola di Dio, la si assolutizza completamente e per cui non è quello che quelle parole vogliono dire. E si comincia a distorcere non solo il significato, ma poi la pratica che ne viene di conseguenza. D'altra parte anche fuggire lo spiritualismo, cioè disincarnarsi, quando invece è parola di Dio incarnata. Non bisogna scandalizzarsi del Vecchio Testamento, che sembrerebbe che Dio si compiaccia delle stragi, che sembrerebbe che ci siano da parte di Dio vendette, giustizia intesa come vendetta, e poi favore, creatori di tanti mali, tutto il male che c'è nel mondo, quando la Sacra Scrittura ne preparare, il Vecchio Testamento, ne preparare la venuta di Gesù, non fa altro che farci capire che in questo mondo tenebroso arriva finalmente la luce. Che vuole comprendere, non vaga tra le tenebre, ma viene alla verità. Quindi né dare troppa importanza a una parola, magari fuori dal contesto, fuori dal contesto in cui fu scritta, fuori dal significato letterale che e diventa pericolosa, come aprirla in modo spirituale, nel senso di avere una risposta ai problemi che abbiamo, è chiaro che si cade nell'inganno. Ho letto una parola, Dio mi ha detto questo, e lo faccio, ma anche San Francesco, quando fece questo, poi chiese il parere e si affidò completamente all'autorità della Chiesa. Altro che essere né fondamentalista e nemmeno spiritualista, ma realista, come lo è stato Gesù, quando diceva che le profezie si realizzavano e si sono realizzati come vuole Dio. E come purtroppo l'uomo stravolge tutto. Pace e bene. Papa Francesco insiste tanto, fin dall'inizio del suo pontificato, di leggere la Sacra Scrittura. Addirittura consiglia di comprare un Vangelo tascabile e ogni giorno leggerne un tratto. Quando invece, parecchi secoli fa, dopo un secolo fa, anche la Bibbia era circoscritta e riservata ai soli chierici, cioè al solo clero, a quelli che potevano capirla. E in un certo senso proibita ai semplici fedeli. Soltanto ascoltata e spiegata durante la messa. Ma del resto si fa, ora con più, diciamo, approfondimento e più immediatezza e realisticamente.
perché non si può cambiare niente della parola di Dio. Ogni parola, ogni paroletta nasconde un significato profondo, reale, realistico. Si è nascosta in ogni parola umana, perché è umana, la parola di Dio, Gesù incarnato. Certo, bisogna stare attenti, di, come ho detto prima, non fermarsi soltanto allo scheletro o alle parole, ma rivestirlo di carne. La carne la mette che ha l'autorità. Dato che ora va in mano a tutti, ecco, bisogna avere questa prudenza e discrezione, leggerla invocando lo Spirito Santo, in modo tale che ognuno possa avere non delle risposte, ma rispondere a delle domande che Dio fa in ogni parola. Qui sotto alle parole ci sono sempre delle domande fatte all'uomo. Perché Dio parla e stare attenti a non farlo passare in vano. Il Signore sia con voi. Signore, vi custodisca, vi protegga. Signore, faccia risplendere su voi, sua volta vi dia la sua misericordia. Signore, rivolga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi. E con voi rimanga sempre, specialmente per quelli che soffrono orribilmente, per quelli che l'assistono e per tutti quelli che leggono la parola di Dio e ne traggono profitto, con prudenza, discrezione, equilibrio, come uno si accosta a Dio, non con paura, ma con intimità, con fiducia, con l'atteggiamento di bambini e non con i paraocchi. Per intercessione della Vergine Maria Immacolata, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio e Sant'Oribio, questo spagnolo che, e poi tutti i santi, gli angeli, come il capo San Michele Arcangelo, San Gabriele e San Raffaele. Buona Quaresima.